In Mediares, questa settimana torno a parlare di fiction, quindi di serie TV italiane. Parlo del Bosco, miniserie in quattro puntate di Canale 5, prodotta dalla TAO2 di Valsecchi e con Giulia Michelini. La serie è un thriller abbastanza classico, tra thriller all'italiana, quindi con ricordi di Dario Argento e del grande thriller degli anni 70, e invece con un giallo più classico. Il regista è Eros Puglielli, che è uno che con questo tipo di generi ci sa fare, anche al cinema l'ha dimostrato. E segue le vicende di una professoressa molto giovane, Giulia Michelini, che torna nel proprio paese natale, da cui è andata via per dei motivi molto tormentati, per dei motivi familiari molto tormentati, e qui c'è un passato che la bracca. Non solo un passato che la bracca, ma anche un mistero delle sparizioni. Quindi proprio classica trama noir, classica trama thriller. Il prodotto va abbastanza bene, è facilitato dal fatto di essere di venerdì, facilitato perché contro a Forte Forte Forte, che è una trasmissione piuttosto fallimentare. Ha sempre vinto le serate, è partita molto bene la prima puntata con insomma, superando i 4 milioni e mezzo, con un bello share del 17%, che per il venerdì tra l'altro è un ottimo dato. È andata un po' calando, comunque la media è di superiore ai 4 milioni e lo share è superiore al 15,5, quindi i risultati sono soddisfacenti. Il prodotto è abbastanza buono rispetto ad altri prodotti Mediaset, si tiene un po' più sotto le righe, si cerca una sorta di compromesso, una sorta di via di mezzo della fiction, e secondo me non gli giova molto perché il ritmo è troppo blando, perché la struttura tende a sfilacciarsi e non riesce a reggere la tensione. Allo stesso tempo, i personaggi non sono così forti e così delineati da poter, sostenere una serie che invece sia più dramma che thriller. Quindi la via di mezzo non si addice a questo programma e non si addice soprattutto al fatto che è una miniserie. Poi è chiaro, le ultime due puntate, l'ultima andrà in onda il prossimo venerdì, avranno molta più forza sulla suspense. È chiaro che però giocarsi quattro puntate con un ritmo e con una scrittura che non è forte abbastanza per arrivare a diventare davvero un grande thriller, è un rischio. Forse sarebbe stato preferibile farne o un film per la TV, oppure, al lato opposto, una serie di 12, 13, 15 episodi, per esempio, così da poter gestire molto meglio il dramma umano, da poter dare anche uno spazio maggiore a degli attori bravi, perché oltre a Giulia Michelini il cast è piuttosto buono, penso a Claudio Joè, che è sempre bravissimo. E così da poter dare anche al pubblico il modo di affezionarsi. Il prossimo appuntamento di Media Res torna ai nostri amatissimi, amatissimi si fa per dire, talent show, è tornato The Voice, e allora andiamo a vedere cosa è cambiato in questa nuova edizione e chi avrà preso il posto di Raffaella Carrà.